raga, primo giorno di San Marino Comics. Oggi è venerdì, dovrebbero essere le 4 di pomeriggio o le 3 di pomeriggio, non lo so, ho un vuoto in questo momento. Sto facendo il primo sopralluogo al Comics per vedere effettivamente com'è e poi vi porterò con me appunto nel caso dovessi fare degli acquisti, dove c'ho effettivamente un po' di listine di cose da prendere. Però siccome a Rimini non le ho trovate, non so se le troverò qui. Poi comunque vi spiegherò il motivo e se avete visto i vlog precedenti di San Marino Comics sapete. Faccio le scale e torno. All'effettivo uno degli obiettivi è rimasto quello di Rimini, ovvero trovare la coppia di Little Grove of Light che vi metto qui, perché non l'ho trovata a Rimini e la voglio in collezione, ma non la sta sbustando nessuno dei miei conoscenti e nemmeno io, quindi quella è assolutamente da prendere. Poi penso che guarderò qualcosa di One Piece e come sempre se c'è qualcosa a tema video lo dico. Pensavo ci fosse più gente, raga, in questo Comics. Al momento è molto deserto, essendo anche venerdì. Ok, magari la gente arriverà tutta domani, non lo so, vedremo, però per il momento è molto molto smorto. Anche gli stand sono meno dell'anno scorso per quelli che ho visto fino adesso. In teoria adesso andiamo in quelli grossi, quindi vediamo se in quelli grossi hanno migliorato o hanno calato ancora, perché non lo so, non so davvero cosa aspettarmi. Ok, questa è la situazione, uno degli stradoni che dovrebbe essere più pieno, raga. Non so se si capisce, però venerdì pomeriggio è un po' smorto. Siamo al padiglione centrale, vediamo se effettivamente la situazione è migliorata oppure. Sinceramente ho i miei dubbi, qui per il momento c'è solo cibo, là una volta c'erano degli stendini, vediamo. Non lo so, raga, sembra un po' pienotto di roba, vediamo. Abbiamo fatto un primo giro negli stand e sinceramente rispetto all'anno scorso la situazione è un pelino migliorata, perché ce ne sono un po' di più, però niente di che, comunque sono esattamente gli stessi dell'anno scorso. Adesso proveremo ad andare in un'altra zona dove la mappa ha indicato che ci dovrebbe essere l'area videogame e retro game, perché negli stand grossi non c'era niente, ne ho trovato giusto uno un pelino più in là, ma aveva solo roba commerciale, PlayStation 2, quindi quelli che si trovavano da GameStop a 5 euro, e non stavo cercando quelli. Tentiamo appunto l'ultima zona, perché penso che sarà l'ultima zona di stand e poi non ce ne saranno più. Speriamo di trovare qualcosa almeno a livello videogame. In quanto riguarda invece la Lita e il Grove Light, sono riuscita appunto a trovare il Grove Light, adesso ve lo faccio vedere. Questo qui è il Grove Light Near Mint, tra l'altro mi ha dato anche il top loader, molto carina la ragazza. E la Lita, raga, non c'è. Tutti gli stand sono andata appunto a chiedere la Lita Alternative, avevano solo la versione full art, quindi quella Lita ancora ci farà sudare. Non ho trovato neanche il Dusk Noir e il Dusk Hull della nuova espansione, le Alternative non c'erano neanche quelle. Ci sono un po' di cartine old ma molto sovrapprezzate, raga, quindi non ho comprato niente perché non volevo spenderci troppi soldi in più. Ho trovato qualche Funko carino, però appunto prima ho una priorità, ovvero guardare l'area videogame, e niente, al momento ho solo preso appunto sto Grove Light che l'ho pagato ben 15 euro, che ce n'erano solo due, c'era questo e un altro sopra i 20 euro. Il minimo car market mi pare si aggiri a 10 a 12, quindi per 15 euro, onesto, molto onesto. Vi ho trovato un altro coso di stand, andiamo a vedere se c'è qualcosina da acquistare, ma non sono molto fiduciosa, probabilmente sarà cibo perché questa era l'area cibo l'anno scorso, però la speranza è l'ultima a morire. Devo fare content e non c'è content, raga, non c'è content. Però sono dei tatuaggi, ma non mi tatuerò. Sì, raga, era la classica area cibo anche dell'anno scorso, però c'era la patagiro. Raga, voglio il patagiro, ma sono a dieta, non posso avere il patagiro. Però magari domenica adesso. See you.
Lucky. Di fiera finito, raga, non so se andrò su anche domani. Domenica di sicuro sì. Ho fatto un altro acquisto, non era uno degli acquisti preventivati, raga, ma io l'ho visto lì e mi stava chiamando, raga, il mio coro, finalmente in collezione ho il mio coro che volevo assolutamente tantissimo. Ultimamente il mio coro è salito un sacco di prezzo, perché da quando l'avevo guardato io verso fine marzo, che stava sui 100 euro nirmente, al momento il più basso su Car Market è 170 euro nirmente. Questo qui non è nirmente, è un light plated, almeno il venditore me l'ha messo così, gentilissimo, per questo piccolo difetto sul back, sulla bordino. Ma raga, a noi non ce ne frega un cazzo, perché davanti è bellissima. E io non sono quella che colleziona tutto e niente. Il costo di questo mio coro è stato di 140 euro rispetto a certi excellent LP che si trovano su Car Market. Quindi sinceramente non mi lamento. E finalmente ho completato uno degli obiettivi della mia vita. Ok raga, sono arrivata a casa ed è il momento di mettere queste carte nell'album. Queste due che vengono appunto dalla fiera, il mio coro e il Groove Light. Il mio coro verrà direttamente nell'album top loader. Al momento lo mettiamo qui, poi vedrò come organizzarlo perché non c'è niente in questo album. Per quanto riguarda invece il Groove Light di Ishui, va nell'album principale, più precisamente di fianco le altre carte che ho in seguito qui. Quindi spostiamo la Gardevoir, quindi sposterò le due Gardevoir qua sotto, una e una due, e qua su in alto ci metterò il Groove Light e sotto appunto ci andrà Lita. Intanto ne approfitto e metto il Duskull nell'angolino quadretti, esattamente qui, perché qui ci andranno le altre due che in fiera non ho trovato. Primo giorno di comics finito, raga, vi ho fatto vedere come sono a posto le carte perché ci tenevo a fare una clip così, perché mi andava. Noi ci vediamo nel giorno 2 forse, e probabilmente nel giorno 3. Giorno 2, ufficialmente il secondo giorno di San Marino Comics. Oggi è sabato, sono le 4 e un quarto tipo, e stiamo andando su adesso in centro storico per vedere la situazione come. Speriamo ci siano un po' più di cosplayer, perché ieri era veramente imbarazzante la situazione. Gli stand sono quelli che sono, quindi forse riuscirò a farvi un po' di riprese un po' più nello specifico, ma cambierò qualità perché probabilmente userò il telefono, perché dai, mi fa brutto con la macchina fotografica. Lo Cifri è bellino, ma è giappone, nel mio caso non... ma io faccio italiano. Guarda questo. Preferisco quella che costa tipo 2 euro. Ma Elotic. Le mega. È tipo acqua? No, CU. Sì, nel gioco di carte è acqua. Sì. Ora dobbiamo guardare nelle... Qua elettro. Perché ho visto gli allenatori, quindi magari. E le gold. Ho svuotato molto rispetto a ieri. Guarda che bello. Ma questa devi... Quella è l'alternative. Sì, grazie. Questa è salita così tanto? Qui, guarda. Quello c'è il Pao. Qui c'è il Lugia iridescente che è bellissimo. Questa è quella che ho io. Le vecchie allenatori erano bellissime. C'è la Gardevoir, bellissima. Questa ce l'ho. Guarda che belle queste. Guarda. Le promo di evoluzioni eteree. Questo interessa, ce l'ho. Ce l'ho che non vale un cazzo. L'Electrode? Sì. Oh mio Dio! Che carini!
portachiavini. Ho trovato questo spot di videogame. Questo è un armadio. Metal Gear, dai. No. Ho spottato una piccola Luffy di Azur Lane. Qui abbiamo Digimon, ma non c'è Gabumon, quindi peccato. Coraidon e Miraidon, ma bellina, bellina. Abbiamo anche una Little Illustrious e c'è Shire di Azur Lane. Stranissimo trovare le cose di Azur Lane in fiera. Sì, sono stupende. Da fare tutto il set, che poi c'è anche il Pikachu, è bellissimo. Là c'è un Giratina Guastro, a Shiny. Guarda, c'è il Glaceon Jump. Bello Shiny, costa 500 euro. Dove? Lassù. E non lo vedo. Ah, ma è Zappo. Giratina giapponese sopra. C'è anche tutto il set di quelle. C'è anche il Groudon che cercavo, quello lassù. Ma è sovrapprezzatissimo sto stand. Tipo c'era anche il mio Corocora a 3,50, ma un po' too much. Gattini, pacchette, ventagli, portachiavi carini, carino, di One Piece, c'è giusto c'è questo che è carino, ma di Buggy è un cavolo, c'è di Buggy, c'è Sans, bello, ma Buggy niente, vabbè, Azbin Hotel, One Piece, Kerufi. E questo qui tra l'altro c'è quello di Gengar, fatto bene. Oh, c'è Miku. Bellini, sto pensando a questo. Un po' di Funko. C'è giusto Rui che devo recuperare, che non ce l'ho. Qua giù abbiamo Transformers, no, e Pokémon, questi li ho tutti. Mi manca giusto Scorbunny e Glaceon, che ancora non ho trovato in fiera, almeno qui. Ho fatto un altro giro negli stand, spero si senta qualcosa perché c'è il palco proprio qui di fianco e avete visto le clip dal telefono e spero si sentisse qualcosa perché mette gli stand di fianco al palco. Vabbè, ho fatto altri due acquistini e penso che saranno definitivamente gli ultimi perché era da ieri che ci stavo pensando e se avete visto appunto il mini vlog lo sapete. Adesso mi mangerò una pannocchia e questo comics è così. È un peccato perché San Marino avrebbe tantissimo potenziale ed è sprecato e vedere ogni anno sempre meno stand un po' fa male, perché sarebbe bellissimo gestito ad hoc e gestiti meglio gli spazi. Può essere a luglio dell'anno scorso. Giorno 2 è finito, raga, di questo comics. Vi ho messo un po' più di clip per farvi vedere un pelino più nel dettaglio cosa c'era, però quello che è, e vi mostro adesso gli ultimi due acquisti che ho fatto e penso che non ne farò più dopo essermi mangiato una buonissima pannocchia che mi mancava. Il primo appunto l'ho già fatto vedere nel mini vlog, era il Funko di Ghostface con la scatola un pochino rovinata qui. Questa è la versione nuova che costa 20 euro, cioè almeno io l'ho pagata 20 euro, perché quella vecchia, raga, va sopra gli 80-90 euro, io sinceramente 90 euro per un Funko non mi va di spenderceli, quindi mi sono portato a casa questo Ghostface. E mentre comunque stavo acquistando il Ghostface mi è caduto l'occhio su un altro Funko che ieri io non avevo visto, o perlomeno non mi pare di averlo visto e che fosse esposto. In ogni caso ho deciso di acquistarlo lo stesso, ed è questo qui, raga, quello di Alien, che mi è piaciuto un sacco l'ultimo film, quindi lo volevo prendere. Poi in realtà io sto comprando i Funko Pop riguardanti i film horror per quanto riguarda Dead by Daylight, perché io ci giocavo tantissimo e se mi seguivate su Twitch quando facevo le live appunto ci giocavo praticamente ogni sera e mi piaceva avere in collezione tutti i Funko dei killer di DBD e hanno inserito l'Alien nell'ultimo periodo, quindi mi porto a casa questi due come ultimi acquisti di questo San Marino Comics e forse ci vediamo col terzo giorno, forse no, vedremo.